Grazie, l'architetto Liborio Lavigna. Buonasera a tutti. L'ultima volta che ho parlato a un congresso molto pieno è stato a Bari. Una giornata bellissima che moltissimi di noi ricordano. Quello fu il momento in cui nasceva un movimento che dava speranza alla gente di Sicilia, la gente meridionale. Abbiamo lavorato 6 anni in questo movimento con Raffaele Lombardo e con quanti l'hanno collaborato perché il movimento si potesse affermare nella nostra terra a difesa di uno statuto nostro speciale, più speciale di tutti gli altri dati in questi giorni, perché mai realizzato, ma perché finalmente difeso fosse attuato. Oggi mi ritrovo nuovamente a prendere la parola per rilanciare il Movimento per l'Autonomia. Perché rilanciarlo? Ce lo siamo chiesti tutti. Forse perché si è un po' spompato o perché effettivamente dobbiamo fare l'altro passo di qualità perché effettivamente il Movimento possa dimostrare la presenza ferma, convinta, certa, sicura di un popolo che mira alla difesa e all'affermazione della propria dignità. Lo sapete tutti e ciascuno di voi dà una risposta. C'è un intellettuale che io ammiro, che scrive tanto, nostro intellettuale siciliano. Molto spesso scrive sulle pagine della Sicilia, le sue riflessioni sono meravigliose. Io ne voglio citare una e la voglio citare a proposito di quanto hanno detto stamattina tanti giovani che si sono alternati su questo podio. La mia generazione e quella che l'ha preceduta ha un grande debito nei riguardi di questi giovani. Perché le nostre generazioni stanno regalando a loro un mondo nuovo con tanti, tanti interrogativi che nessuno oggi prova almeno a risolvere. Citando l'intellettuale di cui non voglio fare il nome, ma chi segue molto spesso i suggerimenti di intellettuali che hanno il coraggio e hanno avuto il coraggio di restare in Sicilia, questo intellettuale dice che oggi gli ultimi uomini non cercano risposte, no, non cercano risposte, cercano nuove parole, nuove parole che io avrei voluto comunicare a voi ma che non trovo. Abbiamo bisogno di nuove parole più che di risposte. Ma una cosa a Raffaele Lombardo, il nostro presidente, vorrei dirla. Hai fatto il presidente della regione. Devi fare la guida e devi essere la guida del nuovo movimento. Il presidente lo hai fatto, per noi abbastanza bene. Hai fondato il movimento, portalo avanti. Grazie. Grazie a te.